Siamo in piazza San Sepolcro, dove il 23 marzo del 1919, all'interno di Palazzo Castani, in una sala presa in affitto, un centinaio di persone, veterani di guerra, studenti, ex interventisti e socialisti delusi, tra i quali Benito Mussolini, fondarono i fasci italiani da combattimento. Questi fascisti della prima ora prenderanno il nome di San Sepolcristi. La prima sede del movimento, denominata Il Covo, si trovava al Bottonuto, in via Paolo da Cannobbio 37, nei locali della redazione del Popolo d'Italia, giornale che Mussolini, dopo aver lasciato la direzione dell'Avanti, in aperta polemica con la linea non interventista del Partito Socialista, aveva fondato nel 1914. La redazione del giornale si trasferirà nel 1923 in un palazzo, poi distrutto dai bombardamenti, all'angolo tra via Moscova e via Lovanio, e nel 1942 nel nuovo edificio di Piazza Cavour, costruito su progetto di Giovanni Muzio, l'architetto che nel 1935 aveva disegnato il nuovo Palazzo dell'Arte. Dopo la caduta di Mussolini e la nomina del governo Badoglio, il giornale chiuderà definitivamente e non riaprirà più, neanche sotto la Repubblica Sociale. Nel 1920 il Partito Fascista lasciò il Bottonuto e trovò una sede in via San Marco, vicino alla nuova redazione del Popolo d'Italia di via Lovanio. In queste immagini l'edificio è protetto dalle barricate erette in concomitanza con la marcia su Roma del 28 ottobre del 1922. Nel 1923 il partito acquistò il palazzo di Corso Venezia 43, una zona prestigiosa della città che l'avrebbe avvicinato alla ricca borghesia milanese e ai suoi salotti. La nuova sede verrà inaugurata il 28 ottobre, in occasione del primo anniversario della marcia su Roma. Nel 1926 il segretario federale Mario Giampaoli e il podestà Ernesto Belloni decisero di trasferire alcuni uffici della sede di Corso Venezia in un edificio di nuova costruzione che avrebbe dovuto sorgere in via Nirone, in una zona dove si prevedeva di realizzare il nuovo Palazzo di Giustizia, demolendo la vecchia caserma dei Veliti di Piazza Sant'Ambrogio. Fu chiamato a realizzarla l'architetto Mezzanotte, molto apprezzato dal regime per il suo moderno classicismo. In mezzo alla facciata Mezzanotte inserì un lungo balcone per permettere alle autorità fasciste di arringare la folla radunata davanti al palazzo e ai due lati dei grandi obelischi, inseriti tra pilastri al cui interno erano scolpiti fasci da combattimento sovrapposti a scudi e frecce. Nel 1925 Mezzanotte era già stato chiamato dal gruppo fascista Francesco Baracca, fra cui membri c'era Arnaldo, fratello di Benito Mussolini, a progettare, sembra a titolo gratuito, la loro sede di via Boninsegna. Costruito in un anno, questo edificio fu la prima casa del fascio progettata per questo scopo e al suo interno possedeva una grande palestra attrezzata. A Paolo Mezzanotte verrà affidato poi anche l'incarico di costruire il nuovo Palazzo delle Borse, integrando la nuova costruzione con l'esistente Palazzo Turati di via Meravigli. Il progetto del palazzo, qui durante l'inaugurazione, si incentrava sul nuovo Salone delle Grida, che aveva l'aspetto di una piazza pubblica con le pareti che ripetevano i motivi architettonici della facciata. Questa era monumentale, realizzata in blocchi e masselli di travertino, e aveva alla sua sommità un timpano, con una grande apertura semicircolare e sopra il cornicione, in corrispondenza delle colonne, erano disposte le statue, opera degli scultori Lodi e Cibau. Tre anni dopo l'inaugurazione della sede di via Nirone, nel 1930, il nuovo segretario federale Franco Cottini decise di acquistare per la sede della Federazione Provinciale Fascista di Milano Palazzo Besana, un edificio in piazza Belgioioso che era già sede del gruppo fascista rionale Amatore Scesa. Questo gruppo aveva inaugurato nel 1922 la prima sede in un palazzo di via Senato 3 e, lasciato Palazzo Besana, occuperà un palazzo di via Santo Spirito, per stabilirsi infine in Palazzo Descalchi, in via dell'Unione. Palazzo Besana si trovava a poca distanza da Palazzo Marino, sede del Comune, e dalla nuova Piazza Meda, dove le banche più importanti avevano già aperto le loro sedi. La crisi economica del 1929 costrinse il partito a cedere al Comune la sede di via Nirone,
per finanziare l'acquisto e la ristrutturazione del palazzo. Nel 1935 la Federazione Milanese pensò di sostituire Palazzo Besana con un edificio che avrebbe inglobato lo storico Palazzo Castani, dove nel 1919 erano nati i fasci da combattimento. L'intero isolato vicino a Piazza San Sepolcro era interessato alle trasformazioni del nuovo piano regolatore, che prevedeva la realizzazione di una nuova arteria, la famosa Racchetta, che avrebbe collegato Piazza San Babila con Piazzale Cadorna. Il progetto venne affidato a Pietro Portaluppi e prevedeva diversi edifici separati con una nuova strada e una piazzetta adiacente. Caratterizzata dalla presenza di un'alta torre con un grande balcone al primo piano, prima di venire approvato nell'agosto 1938 verrà fortemente osteggiato dalle belle arti per il suo forte impatto sull'antico tessuto urbano della città. Già dalla sua nascita nel 1921 il partito fascista decise di aprire in tutte le zone della città delle sedi denominate Casa del Fascio, che dovevano servire come luoghi di ritrovo per i propri iscritti e centri di propaganda soprattutto nei quartieri operai, dove le idee socialiste erano maggiormente radicate. Dopo la crisi economica del 29 era importante portare un'assistenza capillare ai disoccupati e alle loro famiglie. Inoltre il partito, aiutando le famiglie numerose e le giovani coppie sposate, si rafforzava indebolendo i tradizionali enti caritatevoli legati alla Chiesa Cattolica. Fu Achille Starace, vice segretario del partito fascista, a ordinare ai gruppi rionali milanesi di costruire nuove case del fascio, visto che il numero di iscritti al partito era arrivato a più di 50.000. L'edificio ideale doveva avere, come gli antichi palazzi comunali, una torre che rappresentasse il potere dello Stato in contrapposizione con i campanili del potere religioso, ma soprattutto un balcone dal quale arringare la folla sottostante. All'interno un sacrario per i martiri a ricordo delle vittime degli scontri del 1922, una libreria, un bar, una grande sala per le riunioni e soprattutto una sala cinematografica, visto che il regime fascista credeva molto in questa forma di comunicazione per la propaganda. Grande attenzione fu rivolta dal regime all'esercizio fisico dei ragazzi in funzione paramilitare, per poter in futuro servire la patria in armi. Da qui l'esigenza di una grande palestra attrezzata. In questo filmato, in un bagno di folle, il Duce inaugura l'edificio della Fondazione De Magistris, dedicato a suo fratello Arnaldo, morto prematuramente l'anno prima, e sede del gruppo fascista General Cantore. All'angolo dei bastioni Porta Nuova, l'architetto Renzo Gerla realizzò la casa del fascio del gruppo rionale Gabriele D'Annunzio, con una grande sala cinematografica che diverrà poi la sede del Cinema Anteo. La sede del gruppo Mussolini di Via Ceresio, progettata dall'architetto Mario Bacciocchi nel 1936, era una semplice costruzione di quattro piani realizzata con mattonelli in clinker color terracotta. Era dominata da una grande torre e sopra l'ingresso era collocato un bassorilievo raffigurante Mussolini a cavallo. La sede di Via Fabio Filzi venne invece progettata dall'architetto Eugenio Faludi. Era decorata da grandi opere scultoree, dei bassorilievi su travertino realizzati da Leone Lodi, denominati Civiltà e Ascesa della Giustizia. Nell'edificio, caratterizzato da un grande balcone a gettante, anch'esso scolpito da Lodi, Faludi inserisce una grande finestra orizzontale di tipo industriale, mentre il materiale usato per le pareti è sempre il clinker color terracotta. All'interno una grande sala che per anni avrebbe ospitato il cinema tonale. L'edificio realizzato dagli architetti Angelini Calderara per il gruppo Crespi in Corso Sempione nel 1939 ripropone una massiccia torre con alla base un ampio balcone ed è rivestito interamente di pietra e marmo, materiali molto costosi. Un altro edificio interessante è la Casa dell'Opera Balilla di via Mascagni 6, progettata dall'architetto Mario Cereghini. L'edificio in clinker, color terracotta, è caratterizzato da una torre centrale, con all'interno una grande sala, e da un corpo laterale che ospitava gli uffici ed aveva delle lunghe balconate coperte. Per anni la sala ospiterà poi il cinema Nuovo Arti, conosciuto da tutti i bambini milanesi perché proiettava i film della Disney. Durante il ventennio a Milano vennero costruiti moltissimi edifici pubblici, scuole, ospedali, stazioni. Le costruzioni più importanti furono in ogni caso quelle del Palazzo di Giustizia e della Casa dei Sindacati Fascisti. Quest'ultima, che vediamo durante l'inaugurazione del 1923, venne realizzata su progetto degli architetti Bordoni, Caneva e Carminati
e prevedeva un edificio con pianta ad U che si affacciava su una piazzetta sopraelevata rispetto al piano stradale. Nel sotterraneo dell'edificio, di 4 piani, si trovava una sala capace di ospitare più di 1000 persone. Nel dopoguerra il palazzo, diventato poi la sede della Camera del Lavoro, è stato privato delle sue decorazioni e del suo particolare coronamento. La costruzione del Palazzo di Giustizia, inaugurato nel 1940, venne affidata a Marcello Piacentini, architetto molto influente presso il regime. La scelta del luogo cadde sulla vecchia caserma Principe Eugenio di Savoia, costruita dove anticamente sorgevano la chiesa ed il convento di Santa Prassede, lungo l'attuale corso di Porta Vittoria. Piacentini realizzò un edificio di proporzioni enormi, a pianta trapezoidale, con 8 cortili e al vertice di sud-ovest elevò una torre di 61 metri. La facciata principale, preceduta da una monumentale gradinata, è aperta da un triplice portale da cui si accede ad un grande vestibolo. Numerosi scultori e pittori collaborarono alla realizzazione del grande apparato decorativo, con opere ispirate al tema della giustizia. Dopo l'8 settembre, l'occupazione tedesca e la nascita della Repubblica Sociale Italiana, altri luoghi della città divennero tristemente famosi. Circondati da sacchetti di sabbia, cavalli di frise e fili spinati, erano evitati volentieri dai milanesi. Al loro interno erano quartierati i comandi tedeschi e le milizie repubblichine. Il comando tedesco si trovava nell'ex albergo Regina, che qui vediamo il giorno della resa. Al cui interno vennero reclusi, torturati, assassinati, avviati ai campi di concentramento e di sterminio, gli antifascisti, gli uomini della resistenza e moltissimi cittadini di religione ebraica. In stretto contatto con gli uomini della Gestapo operava anche la Legione Autonoma Ettore Muti, un corpo militare della Repubblica Sociale Italiana con compiti di polizia politica e militare, che aveva sede al numero 2 della vicina via Rovello. All'interno del vecchio Hotel du Parc, in Piazza Fiume, oggi Piazza della Repubblica, era quartierato il comando della decima MAS, agli ordini del comandante Junio Valerio Borghese. In questo edificio a torre, situato in piazzale delle Milizie, aveva invece sede la compagnia Diaz dell'ottava Brigata Nera Aldo Resega. Ma il posto più tristemente famoso era in via Paolo Uccello 15, la famigerata Villa Triste, al cui interno il reparto speciale di polizia repubblicana, comandato da Pietro Koch, torturava i sospettati di complotto, in modo così sadico e violento, da costringere le stesse autorità della Repubblica Sociale a ordinarne la chiusura. L'ultimo luogo è un vecchio distributore di benzina, che si trovava dove Corso Buenos Aires incontra Piazzale Loreto. Il 29 aprile del 1945, verso le 3 di mattina, i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e di altri 15 gerarchi, giustiziati ad Ongo, vennero deposti nei pressi del distributore, nello stesso luogo dove nell'agosto del 1944 erano stati lasciati i corpi di 15 partigiani uccisi dai fascisti. In una feroce giornata di primavera, con i corpi del duce e della sua amante appesi al distributore a testa in giù per placare la voglia di vendetta della folla, in una città fiaccata dai bombardamenti e dalla guerra, finiva dove era nata l'avventura fascista. Il paese che lasciava era in macerie e le ferite, ereditate dalla guerra civile, oggi non si sono ancora del tutto rimarginate nel tessuto sociale. Dagli edifici vennero presto rimosse tutte le decorazioni che richiamassero il fascismo e la maggior parte vennero riutilizzati come sedi di uffici pubblici. Se è vero che molte costruzioni del ventennio si richiamavano al classicismo e alla monumentalità, è anche vero che gli architetti di stampo razionalista ebbero molta libertà nelle loro creazioni, visto che il fascismo, anche in architettura, rifiutava le tradizioni. Nel realizzare il suo progetto di modernità, Mussolini ebbe la fortuna di imbattersi in grandi personalità, architetti che anche nel dopoguerra dimostreranno di essere all'avanguardia nel mondo, come Gianluigi Banfi, Ludovico Belgioioso, Enrico Peressutti ed Ernesto Rogers, che premiati ad un concorso per una tipica casa del fascio nel 1931, nel dopoguerra come BBPR, ebbero un ruolo importante nella ricostruzione della città.